Assessore, aspettando l'estate 2017, presenta comunque un cartellone variegato. Sì, è un cartellone interessante che si rivolge a un pubblico vario. Abbiamo il pubblico delle famiglie, abbiamo il pubblico della musica popolare ma culta, abbiamo gli appassionati di Vespa e abbiamo quindi il Street Mood, che è ormai una manifestazione rodata che promuove le eccellenze del nostro territorio. E abbiamo questa esperienza interessante di Libri per Tutti, che è un incontro tra appassionati di libri che si scambiano questi oggetti preziosi per ognuno di noi e condividono quindi il piacere della lettura. È una prova generale, senza nulla togliere ovviamente, agli attori di questa fase del cartellone estivo, che speriamo di riuscire a costruire con la stessa attenzione, con la stessa pluralità di pubblico al quale si E rivolge. sono tutte iniziative che rappresentano e valorizzano il territorio. Sì, perché fare cultura, fare anche divertimento, e comunque deve essere strettamente legato alla valorizzazione del nostro territorio. Questa è la mission della nostra amministrazione. Filippo Pirone, aspettando l'estate, presenta un cartellone ricco, variegato. Sì, e il discorso appunto, noi ci collochiamo in questo cartellone, come in tanti altri in tanti cartelloni, invitati dalle varie amministrazioni comunali per la divulgazione e la promozione letteraria della lettura. Principalmente noi ci muoviamo su tre aspetti: ecologico, turistico e divulgativo, promozionale, come dicevo poc'anzi. Ecologico perché noi vogliamo dare nuova vita ai libri, toglierli dalle cantine, impolverati, eccetera, e automaticamente, oppure come semplice oggetto ornamentale all'interno delle abitazioni, degli uffici, eccetera, per farlo diventare veicolo di informazione, veicolo di crescita interiore e culturale. Ci rivolgiamo specificamente ai giovani, perché i giovani vengono tante di quelle volte assorbiti da situazioni negative, mentre se ci si ha una crescita di fronte a degli aspetti a 360 gradi, anche ludico, di qualsiasi genere, i ragazzi tranquillamente, i giovani, possono avvicinarsi attraverso la lettura in un contesto molto molto più ottimale. Dicevo, non siamo in contrapposizione assolutamente con le librerie, ma noi siamo veicolanti verso le librerie, perché l'interesse è rivolto anche a questo. Dottoressa Ciarcia, USA Acli Sport, parliamo di Avellino in Fantasia e Bimbo Days. Sì, salve. Allora, Avellino in Fantasia e Bimbo Days si terrà il 16-17 settembre su tutto il lungo corso di Vittorio Emanuele di Avellino. Prevederà l'utilizzo di 20 gonfiabili, attrattive, ruota panoramica, teatro dei burattini, giochi attinenti ai bambini. Quindi avremo il coinvolgimento di tutte le famiglie, quindi dell'intera cittadinanza e anche dei paesi, insomma, vicini. Ovviamente sono anche previste quest'anno anche delle aree di fitness, tra cui karate, kickboxing, area dove si prevede, insomma, jazz, exercise oppure zumba, quindi avremo anche tante novità.